Ehi, hey, Pokéfanatici, e bentornati nell'ultima parte di Pokémon Platino. Ebbene sì, siamo arrivati all'ultima parte anche di questo Let's Play, durato 40, come quello di Earth Gold. E oggi cosa faremo? Oggi esploreremo l'area provviste, l'area lotta, l'area svago e il monte ostile. Intanto, parlando con quest'uomo, riceverete un super amo. Io l'ho già ottenuto e adesso vi spiego anche il perché. Nel frattempo, tra la scorsa parte e questa parte, prima di attaccare la registrazione di questa, ho un attimino esplorato le varie zone, non troppo, e ho sconfitto alcuni allenatori sulla via, non tutti, alcuni me li sono fatti scappare, però va bene, dai, non fa nulla, giusto per dare un'esploratina e allenare un pochino il team, e perché no, magari alleviare anche la durata del video togliendo qualche minuto, tipo questo qui non l'ho fatto, ma rimediamo subito. Dunque, sono state 39 parti ricche di emozioni, abbiamo sconfitto 8 capi palestra, abbiamo sconfitto la Lega Pokémon, siamo diventati campioni noi a nostra volta, abbiamo sconfitto il Team Galassia, ma in queste tre cose c'è una cosa che purtroppo non è del tutto esatta. Per quanto riguarda il Team Galassia, noi crediamo di averlo sconfitto, è solamente un nostro pensiero, perché in realtà il Team Galassia è ancora operativo e oggi vedremo dove si nasconde. Per quelli che hanno già giocato sapranno già di cosa parlo, per quelli che non hanno ancora giocato a Pokémon Platino, ma ne dubito, lo scopriremo appunto oggi. E anche se Cyrus è rimasto per sua spontanea volontà all'interno del mondo distorto, i suoi scagnozzi purtroppo sono rimasti operativi, ma senza Cyrus, che è una mente geniale che li guida, beh, ho veramente poca fiducia in loro. Infatti adesso oggi scopriremo cosa e quale, soprattutto, fine farà il Team Galassia. Affrontiamo questo allenatore che non ho fatto e diamoci da fare. In questo momento ci stiamo dirigendo verso l'area provvista, se non ricordo male, che è quella che si trova a nord. Mentre nel finale della parte faremo appunto il Monte Ostile. Ok, Dawnfang è andato. Rimane Golduck, cambiamo Pokémon, mettiamo Sparkle. Forza Golduck. Ok. Perfetto, io direi di mettere la bicicletta, giusto per non perdere troppo tempo. Qui troviamo un revitalizzante, perfetto. Qui c'è un altro allenatore, che però avevo già sconfitto. Da questa parte invece troviamo Erba. Da quella parte c'è da usare Surf, ma non ci servirà. Noi dobbiamo andare da questa parte e arrivare qui in questo spiazzo. Prendiamo questo coccio verde, che oramai non ci serve più. I cocci ci servivano più che altro all'inizio, o più o meno a metà, quando eravamo a Pratopoli, che c'era il tipo che insegnava mosse decenti, più o meno. Anche se purtroppo, tipo gelopugno, tonopugno, avendo Golduck che è speciale e Jolteon che è speciale, me ne sarei fatto veramente ben poco. Comunque siamo arrivati all'area provvista e questa è la prima area. Non c'è molto da fare qui se non esplorare le case, prendere qualche oggettino, vedere cosa ci dice la gente, ma sono cose che purtroppo per voi non mi interessano. Quindi curiamo la squadra. Donna, curami! Questa è una delle poche volte, ultime volte tra l'altro, in cui lo dirò in questo Let's Play. Se non l'ultima, non lo so se avrò bisogno di curarmi la squadra ancora, contando che molti allenatori li ho già fatti. Allora, siamo sul percorso 226. Ora, io non mi ricordo da che parte devo andare, ma se non sbaglio non devo andare da questa parte. Forse devo andare sotto, o forse no, mi sembra proprio che devo andare da questa parte. Vabbè, comunque esploriamo, male non ci fa. La scorsa parte è durata 34 minuti, a voi piacciono le parti lunghe, quindi magari se anche questa viene lunga, poi contando che è l'ultima, spero la possiate apprezzare lo stesso. Usiamo Scalaroccia, attenzione a questo allenatore perché non mi sembra che non l'ho fatto. Oramai a questo punto del gioco non mi va di affrontare allenatori, perché non mi servirebbe a nulla. Qui prendiamo questa rallento coda. E qui c'è da fare una lotta in doppio, che io ovviamente ho già fatto. Quindi scendiamo da questa parte. Dobbiamo attivare il repellente, mi sono dimenticato. Un secondo. No, no, la scheda allenatore, no! Ok, allora, borsa. Repellente max, ok. Così. Non so se dobbiamo prendere il mare, non me lo ricordo. Sì, dobbiamo prendere il mare, infatti qualche allenatore in mare l'ho anche affrontato. Oramai non mi vedrete più correre appresso agli allenatori e agli strumenti, perché oramai siamo a fine Let's Play, quindi non mi vedete più fare tipo "uno strumento deve essere mio" ogni volta che ne vedo uno. Queste sono cose che succedono durante il Let's Play, non alla fine. Mi dispiace, oramai non mi interessa più nulla. Devo solo finire di fare gli obiettivi che mi sono preimposto, ovvero la fine del Team Galassia. Andiamo da questa parte. Facciamo surf, dai, Golduck, una cosa di giorno. Qui arriviamo, percorso 227-228. Allora, vediamo un attimino cosa c'è da questa parte. Ok, questa è la via giusta.
da questa parte raggiungeremo il Monte Ostile, mentre dall'altra parte, se non sbaglio, ci dovrebbe essere tipo l'area Svago, ma comunque chi se ne frega, non faremo nulla di utile in quell'area. Allora, qui bisogna avere il salto quello più rapido. Andiamo qui sotto facendo attenzione, salta. Ah, fermati. Qui dobbiamo andare sotto, piano, piano. Ed eccoli qui, guardate chi c'è. Oh, ma tu sei Dlarz, quanto tempo che non ci si vede. Sei così forte che ora puoi allenarti qui. Tutti diventano sempre più forti e man mano che lo fanno creano un legame più stretto con i loro Pokémon. Questo è il mio maestro, che parole piene di saggezza. Insomma, vedo che ti ostini a non capire, eh? Non mi risulta di aver mai consentito a diventare il tuo maestro. Voglio dire, se si tratta di mosse di wrestling posso anche insegnarti qualcosa, ma... Oh, maestro, non fare così. Devi farmi entrare in quel club nell'area provviste. Ma cosa ho fatto di male? Wow, poverino, eh? All'inizio del gioco rompeva le palle a noi, Barry adesso le rompe a Omar, poverino. Vuole andare al parco Lotta, bene. Vai pure, io ho ben altri obiettivi da raggiungere. Ok, siamo molto vicini al Monte Ostile. Qui finisce il repellente. Ehi, guarda che c'è, Chicco. Ehi, se non è Dlarz, subito fuori qui ad allenarti, eh? Non ho capito nulla di quello che ho detto. Beh, vedo che comunque ti stai allenando, puoi farmi un favore? Vorrei che andassi a pattugliare il Monte Ostile, va bene. Più avanti c'è un vulcano, si chiama Monte Ostile. Dentro il vulcano c'è una roccia speciale chiamata Magma Pietra. Non so bene come spiegarlo, ma è molto importante. Tiene addormentato un Pokémon, ma ultimamente mi sono giunte delle voci su dei vandali al Monte Ostile. Dicono che se dei tipacci... No, dicono che dei tipacci delle tute... non riesco a leggere! Dicono che dei tipacci con delle tute spaziali stiano combinando dei guai. Eh? Cosa? Io? Stavo andando al centro Pokémon perché al mio Pokémon rimangono pochi PS. Quindi se tu potessi andare al Monte Ostile te ne sarei molto grato. Grazie. Ok, grazie a te. Allora, repellente Max, non riesco più a leggere, sto registrando di pomeriggio, forse è per questo. Ho stato tutta la mattina a renderizzare video, quindi... Non alquanto distrutto. Affrontiamo questo allenatore e salendo la scala che c'è più avanti arriveremo al Monte Ostile, subito subito. Allora, dai, sgranocchio... No, ti pareva. Dai, una roba di giorno, dai. Oddio... Dai, veloci. Non ho tempo da perdere con voi. E continua a usare individuo. E continua! Oh. E muori. Oh. Alleluia. Eccoci al Monte Ostile. E qui troviamo un Elisir Max. Bene, benissimo. E guarda chi c'è. Ci siamo, il Monte Ostile. Ora dobbiamo spingerci al suo interno. Forza, andiamo! Cosa starà tramando il Team Galassia? Sì, ma quel vecchietto saprà davvero guidarci. Riuscirà a sostituire il maestro Cyrus. Sì, ti capisco. Quel Plutinio è un comandante, ma non potrà mai sostituire il maestro Cyrus. Forse per me è arrivato il momento di piantare il Team Galassia. Vedete, il team si sta sbriciolando dall'interno. Oramai Plutinio è al comando, nonostante sia l'ultimo arrivato, praticamente. Monte Ostile, zona con attività vulcanica. Beh, non è molto cauto essere qui, no? Comunque... Direi di utilizzare subito una sveglia su Greenfield, di mettere davanti Parfleet e di utilizzare una bella iperpozione su di lui, perché dentro ci aspetteranno delle belle lotte, le ultime belle lotte, con i capi del Team Galassia, ovvero Martes e Giovia. Piantiamo la bicicletta e andiamo. Ehi tu, dove è finito il maestro Cyrus? Diccelo! Ho invertito un po' i dialoghi, vabbè. Cosa è successo dopo aver lasciato la vetta lancia? Eh? Eri nel mondo distorto dove si nascondeva Kiratina? Tutto questo è assurdo, mi stai prendendo in giro, vero? Molto bene, se non vuoi dirmi la verità ci penserò io a farti parlare. Beh, ero sincero, eh? Se voi non capite non è colpa mia. Comunque, fuoco bomba e Bronzong va subito giù. Purugly, mandiamo Sly. Una zuffa. No! No. Svegliati, ok, una zuffa e ciao ciao. Golbat. Notare che è ancora Golbat. Vuol dire che non sono felici con il Team Galassia questi Golbat se non si evolvono. La mia squadra di Pokémon mi ha deluso ancora una volta. Ora come potrò ottenere informazioni sulla scomparsa del maestro Cyrus?
Martes, sei proprio debole, mi fai pena. Se penso che sei un comandante come me, divento rossa dalla vergogna. Bene, vorrà dire che ci penserò io. Anch'io voglio sapere che fine ha fatto il maestro Cyrus. E anche Giovia ci affronta, giustamente. Quindi stessa procedura, praticamente a parte il Pokémon leader, hanno praticamente gli stessi Pokémon, quindi... Ok. Scantank, ok. No! Maledizione, mi si era abbassata la difesa speciale. Bruciato. Perfetto, sconfitta anche Giovia. Come osi? Ok, io ne ho abbastanza, vado a cercare il maestro Cyrus. Come l'hai chiamato? Il mondo distorto? Quindi è lì che devo andare, vero? Con il team Galassia chiuso. Giovia, pensaci tu. Non sopporto l'idea di seguire l'esempio di Martes, ma me ne vado anch'io. Senza il maestro Cyrus il team Galassia non ha più senso. Quindi, vecchio, ora sei tu il capo. Pensaci tu al team Galassia, a me non importa più nulla. Così sia, torneremo a essere delle persone qualunque. Puoi sistemare le cose come meglio credi. Sì, come no, non sei certo una persona qualunque tu. Che cosa farò adesso? Forse dovrei mettermi in viaggio. A quanto pare abbiamo fatto ripensare a molte cose a Giovia e Martes. Così fragili e impulsive. Cosa ci vedranno mai in Cyrus, quel buffone immaturo e cervellotico? Come ti permetti? Cyrus, lo adoro, non provarci mai più, vecchio. Per quale motivo si è preso la briga di creare il Team Galassia? Alla fine lo distrugge per realizzare il suo assurdo progetto. Poi però sono io che devo rimetterne insieme i pezzi. Ma va bene così, lasciamo pure che quei giovani sognino. Io preferisco rimanere ben ancorato alla realtà e per questo il denaro è l'unica cosa che conta. E tu, Poppante, non ho intenzione di scontrarmi con te. Dopotutto, gli altri membri del Team Galassia l'hanno fatto se ne sono pentiti amaramente. Noi andiamo a prendere la magma pietra adesso. Soldini belli, sto arrivando... Wow, alla fine da team molto cervellotico e filosofico si sono ridotti a team da quattro soldi che pensa solamente ai soldi, appunto. Wow, che delusione, che delusione. Maledetto Plutinio, non sei proprio all'altezza di Cyrus, anzi, del maestro Cyrus. Allora, insegniamo forza a qualcuno, perché ci servirà oramai chi se ne frega del moveset. Vabbè, Sparkle al posto di Tossina, dai. Perfetto così. E usiamo forza. Allora, qui ci dovremmo fare strada nel Monte Ostile, che non mi ricordo assolutamente se sia un dungeon difficile oppure no, ma a quanto pare ho già sbagliato tutto, quindi risaliamo su. Che bello! No, me lo ricordo proprio il Monte Ostile, se era difficile o no. Per niente. Quindi spero che non sia nulla di troppo complicato, perché siamo già a 12 minuti e 53, non ci vorrei mettere mezz'ora come la scorsa volta, anche se sicuramente ce la metterò di nuovo, ma ne sono sicuro. Dai, ok, quindi così e così, benissimo. Qui troviamo un PS, anzi no, un PP su, scusatemi. Saliamo, qui c'è da usare ancora forza. Qui c'è da scendere, risaliamo. Altra Pokéball con una cura totale. Spacchiamo questa roccia. Forza, forza, forza. Assolutamente non mi interessa. Ok, siamo arrivati nella zona nuova. Allora, qui ci vedremo molto molto piccoli, perché semplicemente è una visuale molto molto dall'alto che ci permette di vedere il dungeon abbastanza in maniera ampia, quindi... Ehi, Drars, aspetta! Allora, che succede? Cosa, il Team Galassia è qui? Alla fine... Ah no, alla grande! Formiamo una squadra e andiamo a dargli una bella lezione. E decidiamo di unirci a Chicco. Wow, le scelte sagge della vita. Però almeno lui ci metterà in sesto i Pokémon, così come ha fatto Marisio prima di lui e Demetra prima di lui. Qui sotto mi sa che si può prendere solo uno strumento. Non vorrei sbagliare. Sì, ci sono allenatori da affrontare in coppia, ma chi se ne frega, sinceramente. Finisce l'effetto del repellente, perfetto. Repellente Max. Scusate se velocizzo un po', ma così almeno ci diamo una sbrigatina. Allora, se non sbaglio dobbiamo arrivare tipo verso la fine, proprio la fine, la fine. Cos'è scalaroccia quando ti accompagna qualcuno? Già, che cosa bella. Allora, ecco, qui adesso ci toccherà affrontare questi due, maledizione. Non ho più voglia di fare lotte, basta, pietà. Allora, vai,
Ecco, fallisce fuoco bomba proprio per iniziare alla grande. Bruciato, lui ha un Claydol al 63, quindi il livello ci sta con il nostro. Sì, si è fatto subito mandare KO. Ah, rimango da solo, hai solo un Claydol. Hai solo un Claydol. Ah, mamma mia, hai solamente un Pokémon, ma che cosa sei? Ok, ancora, ancora! Vede Bufera, giustamente. Attacco rapido, grazie, Mamma mia. Andiamo! Oh mio Dio! E crepaci! Tu rimettimi in sesso la squadra, è tutta colpa tua che hai un solo Pokémon. Essere inutile. Oh, eccola lì, quella è la via giusta! Dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo arrivare lì, a quel muro che c'è dall'altra parte. Quindi credo che dovremmo spingerci più verso il centro. Andiamo. Dai, ce la fai? Sì, quindi c'è l'effetto del repellente. Ok, usiamo un altro. Ok, di qua non si passa perché c'è da usare scalaroccia. Qui c'è da usare spaccaroccia. Quindi bene. Ah, ecco, dobbiamo arrivare lì sopra e poi scendere. Il problema è che come ci arrivo lì sopra? Lo scopriremo molto presto, spero. Intanto affrontiamo questa coppia. Dai, affrontiamola alla grande. Rimbalzo. Sì, ok, vai Claydol. Questa volta cerca di fare qualcosa di più decente. Sì, ok. No, aspetta. Su via, su via. Perfetto. Ancora, ancora Pokémon. Ancora Pokémon. Sì, ma basta. Ci avete rotto le balle. Non ho più voglia di affrontare allenatori. Che seccatura. Te ne vuoi andare o no, Dragonair? Grazie, grazie mille. Grazie, ciao. Ok, siamo arrivati, eh. Ci abbiamo messo poco alla fine. Spostiamo questa roccia. Bom 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 bom. Su via, su via, su via, su via, su via, su via, su via. Ok. Ed eccoci qua. Ci siamo! Il Team Galassia è lì dentro, vero? Ok, niente stupidaggini e massima concentrazione. Sì. Cyrus è scomparso, Martes e Giovia se ne sono andate. Saturno ha detto che si sarebbe occupato di ciò che restava del Team Galassia, ma non vuole unirsi a me. Che gesto sconsiderato. Che follia collettiva distruggere il Team Galassia. Dopo tutti gli sforzi fatti per crearlo e raggiungere il potere, ci saremmo potuti arricchire al di là di ogni immaginazione. Ma ora basta, la magma pietra sarà mia. Oddio, cosa succede? Terremoto? Itran, non fate arrabbiare Itran. Ehi, voi del Team Galassia, che cosa volete fare qui? Eh? Che succede? Mi avete dato la caccia fino a qui? È lodevole vedere dei ragazzini impegnarsi così tanto, ma purtroppo per voi è troppo tardi. Con questa magma pietra risveglierò il leggendario Itran, controllerò le eruzioni del vulcano per minacciare la gente e restorcere denaro a palate! Tremate davanti a me! Io sono Plotinio, il capo del nuovo Team Galassia! Via, via, via! No! La magma pietra! Cosa? Che succede? Un ottimo lavoro, Krogunk! Oh. Travestirmi da roccia per spostarmi senza farmi vedere non è stato difficile. Non è stato facile. Wow, il maestro dei travestimenti si è vestito da roccia questa volta. Ok, bell'occhio, come dici tu. E ora, vecchio, sei cortesemente invitato a collaborare con la Polizia Internazionale. Sono certo che potrai dirci molte informazioni sul nuovo Team Galassia. Dopo la scomparsa di Cyrus, Martes e Giovia sei rimasto solo tu. Ehi, la Polizia Internazionale! Sì, è proprio la Polizia Internazionale! Non rimane che una cosa da fare! Scappiamo! Scappare, scappare! Ah, che disastro! La Polizia Internazionale? Ma che significa? Io non so nulla! Un nuovo Team Galassia? Estorcere denaro con Itran? Ma erano solo chiacchiere senza senso fatte da un innocuo anziano! Era solo uno scherzo! Dai, veramente fai! E poi, tra i comandanti del Team Galassia, io ero l'ultimo arrivato! Avrai tutto il tempo di parlarcene, non preoccuparti!
Oh no, non ti consiglio di fare resistenza all'arresto, non penserai di farcela da solo contro tre, vero? Bene, agenti, da questa parte! C'erano gli agenti fuori e non hanno preso le reclute che sono scappate. What? È anziano, tutto questo caldo non gli fa bene. Forza, portatelo al fresco. Sì, un bel posto fresco illuminato da un bel sole. A scacchi. Wow, deve fare ironia anche in momenti delicati come questo. Glarz! E tu, ragazzo sconosciuto, vorrei dirvi una cosa. Prima di tutto, qui si soffoca, usciamo da questo posto. Vabbè, qui sono sicuro che è meglio, guarda lì, abbiamo lava ovunque. Phew, aria finalmente. Ah, che delizia. Mi è finita la cenere del vulcano nei polmoni. Ehi, voi due, è questo che cercavano, la magma pietra. Si dice che rimuovendola sia possibile risvegliare il Pokémon Heatran. La leggenda narra che il suo risveglio causerà l'eruzione del Monte Ostile. Ma io l'ho rimossa, ce l'ho qui. Ora il monte rutterà? Ehi, non agitarti, straniero. Dammi la magma pietra, la rimetterò a posto io. Quel ragazzino sprizza energia da tutti i pori, eh? Glarz, devo dirti perché sono giunto fin qui. Dopo esserci separati sul Monte Corona, ho fatto ricerche nel nascondiglio del Team Galassia. Ho scoperto il complotto di Plutinio e sono venuto qui a sorvegliare la situazione. Ora quel Plutinio è al sicuro nelle nostre mani. Posso affermare con certezza che il Team Galassia non rappresenta più una minaccia. E così sembra che il mio compito sia giunto a conclusione. Ehi, straniero, ho rimesso la magma pietra al suo posto. Wow, noi ci abbiamo messo tipo 5 minuti, tu ci hai messo 5 secondi. Wow. Ora è tutto ok. Heatran non si risveglierà, forse. Ma ehi, Glarz, sei un allenatore straordinario. Fai un salto da me più tardi, mi troverai nell'area provviste. Ci vediamo, straniero. Glarz, ciao ciao. Non ci verrò mai a casa tua. Devo aspettare che faccia tutto il giro o cosa? Bene, me ne andrò anch'io. Più bello è l'incontro, più triste è la separazione. È una frase che ho sentito tanto tempo fa in una terra lontana. Il suo significato lo capisco appieno solo ora. Addio Drarz, grazie per la tua amicizia, che i Pokémon siano sempre al tuo fianco. Ragazzi, 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 abbiamo finito. Ebbene sì, siamo arrivati alla fine. Rimane da esplorare solamente l'area svago, ma più di tanto non serve. Quindi torniamo a due foglie, dai. Nostra mamma sarà contenta di averci in casa dopo tutto questo tempo, direi, no? E là? Che bello riverti a casa, Drarz, stai bene? E la tua squadra di Pokémon? Riposati un po', tesoro. C'è tutto qui? Neanche un bentornato, adesso ti vado a fare tipo 3.000 cose da mangiare? No. Va bene. Andiamo in cameretta nostra e io direi che possiamo fermarci qui. Ragazzi, sono passate 40 parti, sono passati 40 giorni, quasi un mese e mezzo. E che dire? A parte HeartGold, in cui ho rivisto, diciamo, molte scene che avevo dimenticato in quanto non giocavo da 2 anni. Anche in Pokémon Platino è stato così, se non di più, perché a Pokémon Platino non ci gioco veramente da più di 3 anni, se non 4. E quindi sono veramente molto felice di aver potuto rigiocare finalmente a Pokémon Platino. Dopo tanto tempo che ne avevo voglia, ho potuto farlo con voi. Quindi io vi ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito, ringrazio tutti quelli che hanno messo i commenti, che hanno supportato, che hanno messo mi piace, che mi hanno seguito sulla pagina Facebook, che mi hanno sempre fatto domande. Anche se domande solite ogni volta. E nient'altro. Ringrazio davvero tutti voi che mi avete seguito in quello che è senza dubbio, come ho già detto e ripetuto, il mio gioco preferito. Da Dell'Ars è tutto e noi ci vediamo probabilmente domani, o se non è domani, comunque ci vediamo presto, con un nuovo video e un nuovo Let's Play. Alla prossima!